Sono i giorni del vino novello e nel versante orientale della provincia di Taranto le città del vino festeggiano il frutto di un intero anno di lavoro, brindando e danzando sui canti della tradizione e commentando con gli stessi agricoltori l'annata appena conclusa. Siamo stati nella città di Sava. Festeggiava la fine di un'annata agraria e l'inizio di un'altra. Si festeggiava sia l'abbondanza anche la carestia. Adesso invece è stata rivalutata con dei prodotti eccellenti. È uno stimolo a fare qualità e a farla conoscere, a diffondere il gusto dell'olio, del vino e di tutte le bontà che abbiamo nel territorio. Il principale prodotto che ci rappresenta è quello del vino, quindi Sava non può mancare a questa festa e ringrazio vivamente la Proloco che ogni anno ci invita, e noi siamo pronti a coadiuvare, ci invita a partecipare a questa festa e quindi siamo pronti ad essere sempre al fianco della Proloco. Vino e olio, eccellenze locali, ambasciatori del territorio, un amore per la terra riscoperto negli ultimi anni, come sostiene Pietro Carmelo Mitrangolo, sommelier RAIS Taranto. Si cercava di andare nella città perché la città rappresentava il benessere. Oggi si sta scoprendo invece che la produzione di un prodotto come il vino e l'olio sono un alimento utile e quindi è tornata ad essere la ricchezza su cui investire il proprio futuro. Una filastrocca dice che a San Martino il mosto diventa vino. Lei cosa ne pensa da intenditore? Sì, è il primo passaggio alla trasformazione del vino.